nuotare mi è sempre piaciuto molto sin da bambino perché mi ha sempre dato un senso di libertà e di leggerezza, non avendo il peso del mio corpo. Ed è una cosa appunto che ho sempre provato da quando sono entrato per la prima volta in piscina da piccolo fino ad adesso quando entro per fare gli allenamenti. Di Cyclotron mi piace il fatto che ci siano molti ricercatori da tutto il mondo che mettono la propria passione, il proprio lavoro nello sviluppo di tecnologie che possono dare una mano alle persone. Tecnologie molto futuristiche, molto ancora agli stadi iniziali, che però potrebbero dare una grossa mano a tante persone. La BCI è ancora all'inizio, ma io credo che con lo sviluppo e grazie anche a competizioni come Cyclotron possa portare molte innovazioni e penso alla possibilità di comandare una carrozzina o altri dispositivi anche da parte di persone che hanno molte limitazioni a livello fisico. E quindi questo potrebbe essere sicuramente un grosso aiuto per tutte queste persone. Ma il segreto è rimanere calmi e concentrati, non farsi prendere dall'agitazione, come succedeva a me nelle prime prove, non avere l'ansia di vedere che il sistema risponda subito ai comandi, bisogna avere molta pazienza e concentrazione. E capire quali pensieri poi effettivamente fanno dare il comando giusto alla missione. L'emozione più forte e anche quella più concreta che ho a casa sono sicuramente le due medaglie d'argento che ho vinto.